con l'elezione e la proclamazione dei presidenti del Senato e della Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico, conclude la sua corsa anche il governo Gentiloni. Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale intorno alle 18 per consegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lo ha pregato di restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Prima di lui, anche i neopresidenti delle Camere Fico e Alberti Casellati si sono recati al Colle per la consueta visita di cortesia al Presidente della Repubblica.